Zengetsu, un maestro cinese della dinastia Tang, scrisse per i suoi allievi i seguenti consigli. Vivere nel mondo e tuttavia non stringere legami con la polvere del mondo è la linea di condotta di un vero studente di Zen. Quando assisti alla buona azione di un altro, esortati a seguire il suo esempio. Nell'aver notizia dell'errore di un altro, raccomandati di non imitarlo. Anche da solo in una stanza buia, comportati come se avessi di fronte un nobile ospite. Esprimi i tuoi sentimenti, ma non diventare più espansivo di quanto la tua vera natura ti detti. La povertà è il tuo tesoro. Non barattarla mai con una vita agiata. Una persona può sembrare sciocca e tuttavia può non esserlo. Può darsi che stia solo proteggendo con cura il suo discernimento. Le virtù sono i frutti dell'autodisciplina e non cadono dal cielo da sole come la pioggia o come la neve. La modestia è il fondamento di tutte le virtù. Lascia che i tuoi vicini ti scoprano prima che tu ti sia rivelato. Un cuore nobile non si mette mai in mostra. Le sue parole sono come gemme preziose, sfoggiate raramente, ma di grande valore. Per uno studente sincero, ogni giorno è un giorno fortunato. Il tempo passa, ma lui non resta mai indietro. Né la gloria, né l'infamia possono commuoverlo. Critica a te stesso. Non criticare mai gli altri. Non discutere di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Alcune cose, benché giuste, furono considerate sbagliate per intere generazioni, poiché è possibile che il valore del giusto sia riconosciuto dopo molti secoli. Non vi è alcun bisogno di pretendere un riconoscimento immediato. Vivi con un fine e lascia i risultati alla grande legge dell'universo. E quindi trascorri ogni giorno in serena contemplazione.